si rimette in gioco a 47 anni e decide di ripartire con il Sulmona Futsal. Il fuoriclasse brasiliano Ivan Alves Jr. arriva nel capoluogo peligno per far crescere il livello qualitativo della squadra che, neopromossa in Serie C1, aveva bisogno di un elemento d'esperienza da affiancare ad un gruppo di giovani di qualità. Ma com'è nato l'accordo di Junior con il Sulmona? Questo connubio è nato prima di tutto da questo ragazzino qua che mi ha detto: ma papà, ma perché non torni a giocare? Ti voglio vedere a giocare. Ho detto: vediamo papà, per l'anno prossimo vediamo, poi ti faccio sapere. Allenatosi in Serie A nella scorsa stagione con l'acqua e sapone, Junior tornerà da quest'anno a giocare grazie al Sulmona, che è riuscito a vincere la concorrenza di una squadra marchigiana. Stavo all'acqua sapone e mi chiesi Gabriele De Gigi: guarda che c'è una squadra che ti vuoi, io spero che tu vada là perché sono amici miei, sono persone serie. Io ho detto: dov'è? Mi ha detto: a Sulmona. Io ho detto: se tu mi dici tu, va bene, allora facciamo così. Fammi chiamare, ne parliamo e ci mettiamo d'accordo, così è stato. Junior rappresenta il massimo che una realtà come Sulmona avrebbe potuto ottenere. Avere un calciatore con trascorsi importanti in Serie A, vincitore di 2 scudetti, di 2 Coppa Italia, di più non si poteva chiedere. Non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Penso che fra i primi 5 stranieri venuti in Italia, Junior ci sia di pieno diritto nella storia del calcio a 5 italiano. Il calciatore brasiliano si è già ambientato con il nuovo gruppo, che apprezza molto per la presenza di diversi giovani. Il gruppo, vedo che i ragazzi hanno quasi la metà della mia età. Questa è un'esperienza nuova, questo mi fa un piacere immenso perché mi attira questa cosa, capito? Dei giovani. Anche perché Junior crede molto nei giovani, viene dall'Acqua e Sapone dove era stato chiamato a dirigere la squadra degli allievi. Sì, infatti faccio pure scuola calcio da quelle parti. Se non crediamo nei giovani italiani non cresceranno mai, quindi e questo deve essere il futuro. Per il prossimo campionato di C1, che partirà il 21 settembre con la trasferta contro l'Atria Team, Ivan Alves Junior lancia un monito alla squadra. Ho detto ai ragazzi: non giochiamo solo per restare in C1, ma giochiamo il campionato. Poi alla fine si vedrà. Ti chiami? Ian. Tu giochi a calcio a 5? Sì. Sì. Quanti gol farà papà quest'anno? 30, 40. Junior, allora tuo figlio ti ha dato una grossa responsabilità. Devi arrivare a quota 30 o 40. Spero di fare almeno la metà. Di fare l'altra. Se faccio fare l'altra metà vale, perché non è sempre chi segna che è responsabile per il gol, pure quello che fa segnare, quindi spero di arrivare pure con l'assist a questa quota che mi ha detto il mio figlio.